interessante. Esterni no, perché comunque sia abbiamo visto in altre scuole fatti accaduti e è successo che hanno degenerato la cosa. C'è un sistema di filtraggio molto restrittivo alle scuole superiori pisane occupate da questo martedì mattina. Sì, perché gli studenti del classico e dello scientifico non vogliono ripetere gli errori accaduti al Matteotti, l'altra scuola pisana dove nelle scorse ore, durante l'occupazione, sono stati rubati dei computer e devastate le aule. Un'altra cosa è fatto da anni di soldi e non vogliamo, non è la nostra questa intenzione. E senza violenza, cercando di non imitare quello che è successo nel resto delle scuole. E intanto continua a far discutere il video postato su Instagram da alcuni ragazzi. Fischio. Verso i quali il consiglio d'istituto del Matteotti prenderà presto provvedimenti. Si considerano non punibili e quindi mettono le proprie immagini e anche pubblicandole su tutti i social. E questa mattina i ragazzi del Matteotti sono rientrati in classe dopo i giorni di occupazione. E noi intanto questa mattina siamo entrati all'interno dei licei occupati. Nelle varie aule, laboratori e lezioni su temi attuali, dal femminicidio alla geopolitica locale, senza farsi mancare la comunicazione con l'ufficio stampa. Non ci sentiamo partecipi del tutto a ciò che succede intorno a noi, ma solamente legati al voto, e questo che non vogliamo essere. Noi non vogliamo essere un numero, ma delle persone che la scuola ci permetta anche di riflettere. In tutto, in questo martedì, sono 5 gli istituti pisani occupati. Ultimo in ordine di tempo, lo storico scientifico Ulisse Dini. Può non essere condivisibile, probabilmente come forma, ma per gli obiettivi e per i risultati, tra l'altro obiettivi che hanno comunque sia comunicato con chiarezza, che sono dei ragazzi che la vedono con gli occhi di un ragazzo.